Benvenuti a Mediaset Now. Oggi parliamo del nuovo prodotto di punta di casa Antron, il DPA001. Vediamo a che cosa serve. Il segnale del digitale terrestre arriva spesso da più antenne, quindi per ricevere tutti i segnali ho bisogno di più antenne sul tetto della mia casa. Queste antenne possono essere in UHF, ma ovviamente anche VHF. Spesso succede che i vari canali presenti su queste antenne hanno delle potenze diverse, quindi mettendoli tutti questi segnali dentro nel mio impianto televisivo, succede che alcuni canali hanno il segnale troppo forte oppure troppo basso e quindi i canali non sono ricevibili o sono disturbati. Ma a questo problema c'è una soluzione e si chiama Antron DPA001. Scopriamolo insieme. Antron DPA001 è un prodotto super compatto, quindi trova facilmente posto anche negli spazi più piccoli. Sul retro troviamo i dissipatori di calore. Questi permettono di avere un prodotto senza ventole e garantiscono allo stesso tempo longevità. Sul lato superiore troviamo 4 ingressi, di cui 3 per il segnale televisivo, quindi quei segnali che arrivano dalle antenne. Possono essere antenne VHF, UHF, ma anche antenne combinate. E un quarto ingresso per il segnale FM. Sul frontalino troviamo un grande display a 2 righe, retroilluminato e 3 tasti per la programmazione. Grazie al connettore micro USB possiamo connettere DPA001 al PC per eseguire eventualmente la programmazione da PC oppure per effettuare una copia delle impostazioni per poi copiarle su altri amplificatori. Sul lato inferiore invece troviamo l'uscita out, quindi l'uscita che va collegata all'impianto televisivo, e un'altra uscita per fare vari test. Vediamo come funziona la configurazione automatica che ci permette di installarlo in pochi istanti. Nel nostro caso abbiamo collegato un'antenna combinata, UHF e VHF, sull'ingresso numero 1. Premiamo la freccia a destra per selezionare il menu filtri. Ora, per entrare nel menu, teniamo premuto il tasto di conferma, selezioniamo poi quello che vogliamo fare, nel nostro caso entrare nel menu filtri, sì, e rilasciamo il tasto di conferma. Adesso lui è entrato nel menu filtri. Antron DPA001 è predisposto con un filtro LTE e un filtro LTE2, quindi il 5G. Per attivare questi filtri premiamo nuovamente il tasto conferma. Selezioniamo poi il filtro che vogliamo attivare, quindi LTE oppure LTE2, che sarebbe il 5G, e rilasciamo nuovamente il tasto conferma. Adesso andiamo sulla configurazione automatica, quindi col tasto a destra andiamo avanti fino a configurazione automatica. Di nuovo, tenere premuto il tasto di conferma. Vogliamo fare la configurazione automatica? Sì, e rilasciamo il tasto. Mi chiede l'ingresso. Noi al momento abbiamo un unico ingresso, quindi ingresso numero 1. Ok? Selezioniamo il canale iniziale, quindi il canale dal quale vogliamo che inizia la ricerca. Nel nostro caso la 5. Naturalmente potrei in ogni momento andare a modificare queste impostazioni. Andiamo poi sull'ultimo canale, quindi la fine del canale. Lui automaticamente si è già impostato sul 48, visto che abbiamo impostato il filtro LTE2. Andiamo ancora avanti. Ricerca. Ok. Vogliamo effettuare la ricerca? La cancellazione delle impostazioni e una ricerca? No, semplicemente la ricerca. Rilasciamo il tasto conferma e lui si mette a ricercare le varie stazioni. E lui adesso fa la ricerca automatica. Un piccolo avviso, è importante che il livello dei canali in entrata sia minimo 55 dB microvolt. Qualora non fosse così, consigliamo l'utilizzo di un preamplificatore come Antron A316. È possibile anche telealimentarlo direttamente dal nostro DPA001. Una volta terminata la ricerca, DPA001 ci mostra la quantità di canali o di MUX individuati. Adesso usciamo dal menu filtri, quindi sempre sul lato destro. Esci e andiamo sulla voce amplificazione. Ok, scegliamo ora il livello di segnale desiderato in uscita ed il gioco è fatto.
Naturalmente possiamo anche aggiungere manualmente canali, spostarli in frequenza o anche eliminare canali non desiderati, bloccare l'amplificatore con codice PIN per bloccare l'accesso ad estranei e fare tantissime altre configurazioni personalizzate. Questa era una breve panoramica di Antron DPA001. Come vedete è un prodotto veramente interessante, facilissimo da installare e da programmare. Visitate il nostro sito www.mediasat.com. Nella pagina prodotto troverete altri video dove vi spieghiamo come programmarlo nel dettaglio e le funzioni un attimino più avanzate. Troverete anche la scheda tecnica e altre informazioni. La nostra assistenza tecnica è naturalmente sempre raggiungibile per altre informazioni in merito ad Antron DPA001. Grazie per essere stati con noi, per aver scoperto insieme a me Antron DPA001. Continuate a seguirci sulla nostra pagina internet, quindi www.mediasat.com, sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Alla prossima!